in questo video. Fiamma. Ah, si fa presto a dire voglio cambiare la caldaia. Signora, la caldaia nuova consuma meno. Signora, la caldaia nuova rende di più. Signora, la caldaia nuova le fa risparmiare sulla bolletta. Occhio, occhio, non è in realtà proprio così. Buongiorno amici e bentornati sul canale Sbragliando si impara. Oggi siamo qua per parlare di energia, parlare di consumi e parlare di un argomento che può interessare a tutti quanti, ovvero come, quando e perché cambiare la propria caldaia, e dopo capiremo le differenze tra eventualmente una caldaia a condensazione e la tua caldaia tradizionale. Quindi, se sei interessato all'argomento, rimani con me fino alla fine di questo video e nel frattempo iscriviti al canale Sbragliando si impara. Ora! Sigla! Bene, bene, bene. Mi presento con un aspetto diverso dal solito, ovvero non l'appassionato di camper, non l'appassionato di gadget automotive, ma il Matteo Braglia, quello vero, quello che fa assistenza, in questo caso per l'Ariston. Pubblicità Ariston. Non è una marchetta, anzi, assolutamente, qui stiamo parlando di un argomento molto serio, che parla in generale di quello che sono le nuove tecnologie adeguate e implementate al risparmio energetico. Ora, con il video di oggi partiamo con una serie di clip, una serie di corsi gratuiti che vi fornirò per poter davvero risparmiare sulla bolletta del gas, per poter davvero vedere concretamente un netto miglioramento sia per rendimenti sia per consumi energetici. Amici miei, la verità è che io non faccio di mestiere lo youtuber, ma è questo il mio mestiere, quello di insegnare alle persone a risparmiare, vedere, calcolare qual è il compromesso migliore eventualmente nel investire i propri soldi su impianti nuovi o caldaie di classe A e quanto ne valga la pena effettivamente. Quindi in 20 anni di lavoro forse qualcosa ho imparato anche io, e quindi mi sembra giusto condividere questo messaggio e questa esperienza con voi che seguite Sbragliando si impara, perché qui in questo argomento, credetemi, c'è veramente tanto da imparare. Magari proprio a casa tua hai una caldaia tradizionale, una caldaia che magari è da 10-15 anni che è montata lì, e magari non ti sei mai chiesto la differenza quale potrebbe essere dalla tua a quelle di classe A, quindi a condensazione. Tu prendi in considerazione che la tua caldaia di impostazione base ha un bruciatore. Abbiamo bruciatore, quindi fuoco, scambiatore, estrattore, scarico dei fumi. Ora adesso io accendo la caldaia, in totale sicurezza siamo all'esterno. Fiamma. La Madonna! Siamo un po' in eccesso d'aria, quindi fa qualche svampatina arancione. Però questa è una caldaia tradizionale che quindi non fa altro che scaldare l'acqua calda forzata tramite questo circolatore che vedete, e va immesso questo calore all'interno dei termosifoni. Dopodiché lo scarico, quindi l'estrattore dei fumi non fa altro che prendere e prelevare il calore in eccesso e spedirlo in canna fumaria, ok? E questa espulsione viene condotta verso una canna fumaria o a volte anche in scarichi a parete coassiali che hanno il compito di buttare fuori fumi in esterna. Sono fumi che possono raggiungere anche temperature molto elevate, parliamo anche di 120, 130 o 150 gradi, e quindi questo spreco di calore purtroppo in eccesso se ne va in atmosfera, creando poi così inquinamento con dei limiti, diciamo, non paragonabili magari con quello che potrebbe essere una combustione a gasolio o con la legna o con addirittura il pellet, ma comunque rimane calore che viene sprecato in atmosfera. Ecco qua la grande differenza che c'è tra una caldaia tradizionale e quelle a condensazione. La caldaia di classe A, la caldaia a condensazione, ha il compito di recuperare una parte di questa energia che andrebbe al
altrimenti sprecata, e di reimmetterla all'interno dell'impianto, ovviamente con degli scambiatori specifici e con una logica di funzionamento che è completamente diverso da quello tradizionale. Ok amici, quello che stiamo vedendo in questo momento è una caldaia a condensazione, caldaia di 3 anni di vita, moderna, quindi da qui arrivano aria e gas premiscelata e che viene incendiata in questo bruciatore conico che scalda a 360 gradi questo scambiatore a spirale. Come tutti gli scambiatori, ovviamente qui c'è una mandata, quindi un'uscita di acqua calda, e un ritorno là di dietro nel fondo della spirale. Questo sistema non fa altro che assorbire il calore dei fumi, aumentandone così i rendimenti a dismisura. In questa caldaia possiamo anche superare il 108% di rendimento, soprattutto quando lavoriamo con basse temperature. Qui avviene poi un contrasto definito la condensa, quindi lo scarto di questa combustione viene raccolta in questa vaschetta nel fondale dello scambiatore per poi andare a finire qui in questo sifone che va direttamente in fognatura. Si effettua l'analisi di combustione per poter tarare il livello di CO2 che sta alla base del funzionamento di queste caldaie. Ora non entro nei dettagli tecnici perché magari faresti fatica anche a comprenderli, però diciamo che la condensazione in questo caso è il vero scarto di questa tipo di caldaie, e una volta raccolta questa condensa va espulsa, va condotta all'interno di un sifone, quindi a fognatura, perché questo liquido non è nemmeno paragonabile all'acqua tra virgolette distillata dei climatizzatori, quindi attenzione, è una leggenda metropolitana e super acida, non è la stessa acqua che esce fuori dai climatizzatori. Perché? Perché sono lo scarto della combustione. All'interno di questo liquido ci può essere di tutto: ferro, silicio, alluminio, questo liquido che corrode anche i materiali, questa roba va scaricata dentro in fogna. Ma allora se io ho 2 soldi da parte e magari ho voglia di cambiare la mia caldaia per poter risparmiare qualcosa, faccio bene ad acquistare una caldaia nuova rispetto alla mia tradizionale? Beh, dovremmo guardare 2 o 3 parametri che potrebbero fare veramente la differenza. Prima cosa, se vuoi un consiglio, te lo do da amico più che da tecnico, guarda bene di non credere a venditori di fumo, a persone che ti arrivano a parlare di percentuali che superano risparmi del 60 o del 70%. No, amico mio, sono inesistenti i risparmi di questo tipo, soprattutto se parliamo di impianti vecchi. Di impianti di 40-50 anni fa, perché i nostri impianti, la maggior parte di essi, quelli condominiali ma anche quelli privati, sono purtroppo stati creati all'epoca non con l'idea di risparmiare energia, ma con l'idea di durare, quindi sono stati costruiti con materiali molto robusti, parliamo di ferro zincato, parliamo di piombo, parliamo di materiali che tuttora dopo 50 anni sono ancora presenti nelle nostre case. Pensate solo ai termosifoni in ghisa, a quanto possono rendere e quanto rimangono caldi una volta che l'impianto arriva in temperatura. E ragazzi miei, c'è tanta differenza tra un impianto a pavimento e un impianto tradizionale con termosifoni, e la differenza è determinata dalla temperatura che purtroppo ci serve per scaldare gli elementi, che effettivamente poi portano a un consumo maggiore di metano. Se tu pensi che per scaldare magari un impianto a pavimento ti basta raggiungere i 25, i 30 gradi, massimo i 35 gradi, sai anche che in un impianto tradizionale con dei termosifoni normali dobbiamo almeno toccare i 55-60 gradi di temperatura minima per poter far arrivare la temperatura dell'ambiente ad almeno 20-21 gradi. Poi bisogna valutare anche tante situazioni, tipo se questa casa ha i doppi vetri, se ha un cappotto termico. Insomma, la percentuale di risparmio che viene normalmente dichiarata su queste caldaie è avveniristica. Quindi attenzione a quello che vi viene detto e dichiarato solo per il semplice fatto che bisogna vendere. Vendere. Comunque rimane il fatto che una caldaia a condensazione rispetto a una tradizionale di anni fa sicuramente ha un maggiore rendimento, ha migliori prestazioni e ti può garantire anche consumi in meno rispetto alla tua vecchia caldaia. La qualità costruttiva, la durata dei prodotti.
perché adesso è veramente scandalosa. E non sto sputando sul piatto dove mangio, anzi, al contrario, dico che tutto adesso è così e dobbiamo purtroppo adeguarci a questo sistema consumistico. Quindi attenzione, se dobbiamo investire dei soldi su un prodotto nuovo, almeno vediamo se effettivamente il prodotto vecchio non riusciamo più a ripararlo, o se c'è da fare un investimento talmente grande, talmente ampio, che allora a questo punto non conviene. Il mio consiglio che ti do eventualmente prima di andare a sostituire una caldaia è di cercare di riparare la tua caldaia, possibilmente finché c'è la possibilità di reperire i ricambi originali. Sicuramente spendi sempre meno che andare a cambiare o a sconvolgere il tuo impianto, soprattutto se sono impianti molto vecchi o se addirittura la posizione della tua caldaia non è proprio adeguata a quello che sono le nuove normative vigenti. Sì, perché anche quello fa la differenza. Magari all'epoca è stata installata una caldaia in una posizione dove adesso magari non si può scaricare la condensa, oppure in centro storico dove non c'è la possibilità né di tirare su una canna fumaria esterna né di scaricare a parete. Questi che ho elencato sono solo due casi eclatanti dove purtroppo c'è l'impossibilità di dover sostituire la tua vecchia caldaia con una nuova, quindi a quel punto ti toccherebbe fare una ristrutturazione e questo comporta una spesa non indifferente. Quindi attenzione, ragiona con la tua testa, fai bene i conti in tasca, perché quello che ti posso assicurare è che i prodotti di una volta erano fatti con materiali che adesso nelle caldaie non si vedono quasi più. Ecco che qui entra in gioco quell'abitudine, quell'aspetto mentale che ci è venuto a mancare negli ultimi anni, cioè quella brutta abitudine di buttare via la roba. Dobbiamo cambiare completamente mentalità, dobbiamo cambiare sistema. Non possiamo più permetterci di buttare via della roba, non possiamo più permetterci di creare del pattume. I tempi dell'usa e getta sono finiti. Ed è così, amico mio, che concludiamo questo video e ti ringrazio di essere stato qui con me fino alla fine di questa clip e di aver imparato con me come funziona una caldaia a condensazione e quali sono le sue caratteristiche rispetto alle vecchie caldaie tradizionali. Ma se vuoi sapere qualcosa in più e se vuoi scoprire qual è veramente lo strumento per risparmiare davvero sulla bolletta energetica, beh, ti rimando al prossimo video che uscirà qui su Sbragliando si impara, perché parleremo di cronotermostati e controlli remoti. Che cosa sono i controlli remoti? Ma che... Amico mio, ti aspetto alla prossima puntata. Nel frattempo, se ti è piaciuto, un like e iscriviti al mio canale. Un bacio e un abbraccio da Matteo Braglia. Ciao!